Salve a tutti, siamo su Farming Back Santani con la nostra farm. Andiamo insieme su Farming con la farm Back Santani. Italia Rice, Italia Rice, oppure quella americana. Grazie a tutti con la nostra serie roleplay. Facciamo non solo farming, andiamo anche su Aerotrack Simulator e American Truck Simulator. Nella serie roleplay facciamo non solo farming ma anche altri giochi. Seguiteci pure. Country road, take me home to the play. I belong Back Santani, Monto Mama, Temi Back Santani, Country Road, Temi Home to the place I belong. Back Santani, ma tu mamma te mi attani, back Santani. Buonasera a tutti ragazzi, che vostro Antani che vi parla. Stasera torniamo su Forza Horizon 5 in single player. Andiamo un po' avanti. Sono in compagnia di Fabio, buonasera. Allora, magari più tardi ci si fa anche qualche garetta multiplayer, insomma. Allora, intanto cioè, andiamo un po' avanti in single player per conto nostro. E direi subito di andarci
a trovare il gioiello dimenticato che è in questa zona e poi ci andiamo a fare qualche garetta per andare al prossimo capitolo. Allora, intanto proviamo ad andare qui a vedere se troviamo il gioiello. Dipende quale. Il primo gioiello dimenticato. Sì, però non ti dico qual è. Sì, lo so. Ed è di una semplicità che è disarmante, sai quello che penso io. Che è in cima alla montagna. Allora non è quello lì. Allora non è quello lì. Perché io un gioiello dimenticato, cioè tipo ci ho messo un secondo e mezzo a trovarlo, letteralmente, perché cioè era in un pianoro. In un pianoro c'era una cosa, c'era Probabilmente c'è una una costruzione. strada che ci porta. No, c'era praticamente questo pianoro perfettamente dritto, 10 cactus in croce, e poi c'era sto cazzo di edificio lì in mezzo, cioè proprio era. E quello è stato la cosa più antiscamo della vita. Volevo cambiare visuale, mi ricordo come si fa. Come si fa a cambiare visuale? Non lo so, io ho ritraccato i cosi, ho rimesso i comandi diversi. Ah, sai anche cosa mi ha sbloccato la ruota della fortuna di strafigo? La 488, la 488 pista. È In stata tipo la 400 seconda meters, ruota della turn fortuna right. che faccio, minchia, 488 pista. Mamma, Ok, che inizio, crema, vabbè, che culo. fantastico. Sì, Turn minchia, mi ha sbloccato quella. La Pagani Uraia lì Forza Edition, quella lì con l'alettone iper mega grosso dietro. Che cazzo mi ha sbloccato d'altro? Dopo ti dico. Ma mi ha sbloccato delle robe fuori. Da uomo. Ma poi già stai chiedendo un po' Io poi ho troppo. sbloccato le gare su pista per ora e le gare su sterrato e qualcos'altro, però insomma, ragazzi, la mappa è veramente grande, la Off. Io mi sa che tra poco dovrei ancora avere una spedizione e poi finito in teoria di delle spedizioni. infatti, ma anche io ho fatto solo la prima. Ma anche le altre sono fighe forti. È tanta roba. Questo gioco è veramente carino, guardi. Ecco, e mo iniziano. Ecco, l'unica roba che ho da dire è che mi disconnette in continuo. In continuo, cioè, boh, te lo giuro. Cioè, mi sta disconnettendo ogni 3 secondi. Comunque ho fatto la Corvette molto sobria come la tua, eh. Ovvio. Ovvio. La sobrietà prima di tutto. Poi ho fatto la cosa più figa della terra, bellissima, dopo te la faccio vedere.
Cioè, più che altro sai cos'è? Sono contentissimo di una cosa. Che finalmente hanno messo la Viper col motore della Viper. Cioè, della Viper, della... Minchia. La Viper di Forza Horizon 4 suonava come un vuoto, minchia, era qualcosa di non si poteva sentire. La batteria da ora in avanti. Siamo dentro l'area del gioiello dimenticato. Potrei averlo anche già trovato. Qui c'è una strada molto sospetta. Sì, sei ragazzi che l'abbiamo detto. È una strada che va... eccolo qui. Trovato. Ma l'hai visto quanto è assurda quella lì? Vediamo un po', eh. Uzi, può aprire la porta? Dimmi poi che cos'è, ma tanto penso che sicuramente è quello che ti stavo dicendo io prima. Wow. Uncle Victor's car. Escort Mark II, bellissima. Ah no, allora no. Io avevo trovato un fuoristrada. But 5 out of top 10 were these things. Eh sì. That's how we got the name. Ford Escort Mark II. Versione rally, fra l'altro. Bene, bene. Bene, bene. I have to get to work and call the whole family. Ok. Allora, uno l'abbiamo trovato. Quindi direi adesso andiamo a fare una gara nei dintorni tipo questa. Speak soon. Di scendere la montagna. Oh. Hai ricevuto un regalo. Porsche 918 Spider. Ok. Sì, ci avevo anch'io. Ok. Very nice. We will we will. Nei, sbaglio sempre la modalità foto. Sbaglio sempre. Volevo cambiare auto. Eh sì, 918 Spider. È stata aggiunta alla sua collezione. Ma usiamo il buggy, va. E sta roba qua. Mi è apparsa un'icona nuova sulla mappa. Tipo un cerchio con un tesoro, tipo qualcosa del genere. Scusa, sì. Ci sono ancora lì. Sarebbe un gioiello dimenticato. Mi sembra diverso, sai, però. Cerchio tipo gioiello dimenticato. Però è arancione. Però è arancione. Con tipo una cassaforte in mezzo. Un forziere, scusami. Sì, l'ho sentito che era. Sì, facciamo fuori strada col Corvette. Comunque anche la Ford Escort, quella della Honda. Ce l'hai? Minchia, la Cossi. La Cossi, sì. Fuori, eh. Che attacco. Non so te che non l'ho messo. Te lo dico. Mi sembra molto abito su. Difficoltà ho messo superare la media. Poi di frenata, antibloccaggio, sterzata simulazione, controllo trazione attivato, stabilità disattivato, cambio manuale. E tutto il resto su disattivato, tranne danno usura che ho messo su. No, sono colpato io. No, ce l'ho il controllo di trazione. È la stabilità che non ce l'ho. Buona idea.
esattamente qualcosa diavolo dovrei fare. No! In 400 meters, turn right. Sì, ma andiamo a dritto. You have arrived at your destination. Allora, sprint duna blancas. Ma sì, che proviamo il 918 Spider. S2, 920 di... Madonna, che bello. Bellissimo. Oddio, l'idea roba, fa un po' cracare, però... Però, insomma... Vabbè, niente che sia irrecuperabile, No, però... Cioè... Vai, e boom. Ah, ma ho sbloccato anche la back mono. Fantastico. Aspettate un attimo, ragazzi, mi muto un secondo.